1, 2, 3. Ci siamo già, ci siamo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. E aspetta, ti dirò di più. E stasera sei pure, perché la ragazza ha alzato la sesta Coppa Italia. Infatti la vedo Gigi particolarmente emozionata, come fosse la prima ragazzina. Senti, allora Susi, ti faccio subito una domanda. Quando st'estate Margioli ti ha chiamato e ti ha detto: Susi, vieni a Bitonto, ti faccio vincere la Coppa Italia, perché io lo so che ti ha fatto questa, tu gli hai, che gli hai detto? Non mi devo ritirare, B va bene, vengo, C ci penso e poi vengo e ti faccio vincere la Coppa Italia. La verità all'inizio gli ho detto: no mister, non mi sento in grado di poter stare in una squadra del genere con l'impegno che comporta e tutto. Però poi quando ho sentito quel ti faccio vincere la Coppa Italia, ti devo essere sincera che un po' mi è scattato qualcosa, insomma, che mi ha fatto dire sì. E ti dico altro, l'anno scorso proprio in questo corridoio quando ci siamo incontrati ero in lacrime, un po' per come siamo usciti dalla Coppa, perché una partita come quella dell'anno scorso contro il Falconara, insomma, vincevamo 2-0 fino a 2 minuti alla fine, perdere rigori, e sono uscita in lacrime perché ero convinta che, diciamo, quella era la mia ultima occasione, quella sarebbe stata la mia ultima Coppa Italia, e invece vedi il destino come è stato, diciamo, giusto in questo senso, che nello stesso palazzetto un anno dopo sono riuscita, insomma, a vincere la mia sesta Coppa Italia, e un'emozione indescrivibile. Ma io me lo ricordo bene l'abbraccio che ci siamo dati qua quando eri in lacrime, e dentro di me speravo, porca miseria, guarda come deve, perché anch'io pensavo che francamente chiudessi la tua carriera, anche perché le voci che arrivavano su Bisceglie erano quelle che poi si sono rivelate, e quindi io dicevo: porca miseria, ma tu guarda questa leggenda come deve andare a chiudere la carriera. E invece, vedi, dobbiamo dire grazie a Marzuoli, perché ha avuto questa idea, no? E anche ovviamente al presidente Intini, che poi ha avallato in pieno. Però dobbiamo ringraziarlo, no? Perché vederti in campo oggi, vedere lui, ha un sapore diverso che vedere, non me ne vogliono tutte le altre, però sai, chi ha scritto la storia di questo sport, vedere ancora che corre e lotta, è un esempio per tutti, è un esempio per me, è un esempio per Gigi anche, è un esempio per tutti, per chi ha 20 anni, 19, 40, 50 ed è bello essere degli esempi. Forse tu non te ne accorgi, ma tu sei un esempio per tutti, Susi, perché solo col tuo modo di stare in campo oggi, all'ultimo minuto, l'ultimo secondo, ancora stai a rompere scatola una palla là davanti, quando ormai, cioè, capito? È quello, essere esempi. Gigi, cosa vuol dire nella vita? Essere esempi vuol dire questo, quello che hai detto tu, in più Lucy Lei. Chi è? Non la conosco. Che te l'avevo detto nella puntata precedente di Tacco Matto, chi sarà l'MVP? O una squadra o Lucy Lei, te lo ricordi? Sciocco, te lo ricordi? No, io ti dirò di perché più. Perché le leggende sono esempi viventi, e queste sono leggende. Vince un grande presidente che ha investito molto nei primi 2 anni di Serie A, vince un grande allenatore col suo staff, bravo. Vince una grande squadra, vincono 2 leggende, vince la gente, vince il Sud. E quando succedono tutte queste cose insieme, Gigi piange. Sì, infatti volevo anche e soprattutto ringraziare lo staff, a partire da Marzuoli, da Beppe, il preparatore dei portieri, Paca, Marilisa, sono state, diciamo, ci hanno messo nelle condizioni di poter giocare la Coppa al meglio. E non è facile, perché sì, siamo sicuramente una grande squadra, ma non è una squadra molto lunga, come avete visto, insomma, bene o male ruotiamo sempre le stesse. Quindi, diciamo, voglio ringraziare soprattutto lo staff e anche il presidente, perché ha creduto in me, e nonostante, insomma, anche avesse una bella età, però lui mi ha preso. Però vi devo dire una cosa. Siediti, press. Ricordati che a Bisceglie. Siediti, press. Siediti, press. Siediti, press. Che vabbè, sono bellissime queste immagini. Sono immagini di festa. Presto, ho appena detto che vince un grande presidente, un grande allenatore col suo staff. Questi sono quelli di Silvia. I divani usati sono questi. Un grande presidente, un grande allenatore col suo staff, una grande squadra, 2 leggende come Lucy Leia e Nicoletti, e poi vince la gente. Vince la gente, vince il Sud. Abbiamo riempito un palazzetto che non si vedeva di pieno, mi hanno raccontato i custodi, mai visto una cosa del genere. Penso che per un presidente più della Coppa, sì, questo è bello. Sì, oggi
Io sono da due giorni che dicevo, pure se come vai va, ho vinto, ho infatti ho chiesto alla federazione, date, se non vinco la Coppa datemi il premio. Miglior pubblico. Miglior pubblico della Serie A. Senti, Silvano, io la stessa cosa l'ho vissuta a Falconara, l'anno che il Falconara ha perso lo scudetto in casa e Bramucci mi ha detto, io oggi ho perso uno scudetto ma ho vinto comunque, perché far innamorare la mia città e far venire, far riempire il Palabadiali con 3.000-4.000 persone, per me, per un presidente, i titoli prendono polvere, queste emozioni che sto provando non me ne leverà ma mai. Ma Falconara e Bitonto nel maschile ci sono? E... situazioni come Falconara e Bitonto nel maschile ci sono? No, per carità, poi la scelta del femminile, Gigi, sai, se ne può parlare una vita, no? Falconara e Bitonto sono una storia a sé. Ah, io in Champions League a Falconara mi sono veramente emozionato. Mi sono emozionato e oggi è oggi. Da uomo del sud sono troppo felice, perché in questo siamo super, siamo differenti. Siamo tutta una famiglia, come facciamo dei figli? Stamattina andavo in giro una macchina, la Ritmo, colorata nero-verde, che stasera si gioca, come le votazioni. E soprattutto il capo dei vigili urbani che anticipa la processione di San Francesco per lasciare posto al carosello bitontino. Siamo un popolo meraviglioso, solo noi possiamo fare queste cose. Anche Campione mi sta simpatico oggi. Senti, Presidente, la processione è non, ma per lui e Nicoletti, quando la fate? Le mettete lì, le portate in carro? Allora, e il sindaco mi ha detto che questa settimana dovrebbe fare, ho sentito dei fischi, qualcosa, anche per Lusileia, perché sono due anni che sta nella mia città e lei penso che dovrebbe... io gli dico di dare la cittadinanza. Cittadinanza onoraria a Lusileia! Gli tolgo la fascia al sindaco e gliela metto a Lusileia. Quindi chi si vuole sposare in un rito civile può essere sposato da Lusileia tranquillamente. Per quest'anno. Ci sembra una buona idea. Io sono un altro giorno passavo dal gommista e vidi una faccia conosciuta ed era Lusileia seduta in un gommista che quest'anziano gli stava spiegando la storia del calcio e tu vedevi Lusileia con la calma, con la dolce, che se stavo io già gli avevo dato la sedia dietro le rete. Un percorso lungo 3 anni, dico io, perché secondo me la festa giustamente è iniziata la continua, festa. Anzi è appena iniziata, io dico 3 anni fa, poi con la 2, poi l'anno scorso hai studiato, avete studiato un po'. E quest'anno si è andato a prendere il primo titolo. Da chi hai preso più di tutti? Da quale presidente? Da quale società? Hai capito? Questi fanno le cose per bene, forse ci dobbiamo avvicinare a loro se vogliamo diventare grandi. Allora, innanzitutto io non c'ho solo... Non sono tutti i presidenti per me sono tutti amici. Infatti abbiamo fatto una cena di gala dove ho invitato tutti i presidenti. Io guardavo il Falconara, perché Marco è una persona squisitissima, lo chiami Presidente, scusami, non vuole venire, o gli dai un ordine tu per favore? Ecco, grazie. Sindaco, si accomodi. Sindaco, prego. Perché non volevi venire? Perché eccoci qua. Allora, sei appena stato eletto sindaco di Bitonto. Tu ancora non lo sai. Tu ancora non lo sai, ma riceverai la cittadinanza onoraria di Bitonto. Come ti senti? Da quanto tempo sei italiana? Cosa ti piace di Bitonto? Cosa dici ai turisti che vogliono venire a trovare Bitonto? Di Bitonto. Di Bitonto. Yeah, come fai? Soprattutto per sperare che rinasca una Lusileia, a chi dobbiamo pregare? La passione, penso che la passione muovi tutto, la passione, il lavoro, cioè quelli sono i semi, quindi non c'è segreto. Non ti ho visto esultare tantissimi i primi gol, secondo me aspettavi solo la fine, o sbaglio? Non volevi che lasciare nulla al caso? Questa Coppa per noi è la realizzazione di un sogno. E quindi no. Mansueto invece è la più stupida del Fantafustal. Vince Mansueto! Complimenti. E quindi non volevo mollare un centimetro. Bravo, perché sapevo che la testa doveva reggere fino alla fine. E quindi per quello. Poi proprio all'ultimo, cioè, mi sono tolta quel peso che...
Durante gli allenamenti, quando Genovese corre, voi due che fate? E soprattutto che le dite? Ci guardiamo, vai. Ti prendiamo i tempi, Carol, poi vai. Senti, allora Gigi, tu hai fatto una domanda, quanto dobbiamo aspettare? Io quando sono andato in Portogallo ho parlato con Mister Coelho e gli ho fatto esattamente questa domanda. E le ho detto, secondo te, quanto dobbiamo aspettare per vedere un'altra Luna? E lui mi ha detto, Daniele, siamo fortunati se tuo figlio la potrà vedere, perché non credo che per i prossimi 100 anni ci sarà un'altra. Sono d'accordo, e Nicoletti lo sa, visto che impazzisce come me per Roberto Baggio. Vero? Baggio e Lusileia nascono una volta ogni 100 anni. È proprio così. Tatticamente, secondo me è partita perfetta. Sì, abbiamo approcciato molto bene la gara. Ma sì, dal semifinale penso che siamo scesi in campo con lo spirito giusto, tutti allo stesso livello di concentrazione, molto equilibrio sia nella fase difensiva che quella d'attacco. Volevamo questa coppa, era questo quello. Aspetta che ne stariva pure un'altra scarsa, mi hanno detto. I piedi di Zico. No, se mi alzo non mi riprendono, capito? Complimenti. Grazie. Vai Daniele, tu la prima per Diana, se no, faccio sempre io. Si è levato il fiato perché in lo stesso divano con Diana, lui e Susi, uccidetemi. Possiamo però giocare pure noi due. Posso mi porto, io laterale. Porto e tu laterale, mi sa che insomma. Diana, secondo te questo gruppo è forte prima nei piedi o prima nel cuore e nella testa? Sicuramente in cuore e la testa. Perché, mamma mia, manca parole per parlare quello che significa per noi, tutto quello che lavoriamo, tutto insieme. Solo ringraziare. Ma sicuro che è il cuore e la testa che ha fatto tutto questo. Quanto conta la gente, questa città, questi tifosi? Quanto vi hanno aiutato in tutti i momenti della partita e forse della stagione? 100%, non si può dire di meno, perché noi dentro di campo è 5 contro 5, ma tutto quello che gritano, che cantano, che fa noi andare avanti, questo è più diverso. Bruna Marcon che urla, luttiamo. Capisci questo mondo? Gratis. Capisci questo mondo? Va bene, tu se vuoi entrare in questa città, se vuoi entrare in questa città, gli devi chiedere permesso. Puoi entrare. Ora sulle sbarre del casello di Bidotto mettono la faccia di lui, lo sai? Sì. E si paga il pedaggio. E in più, c'è in la più. Sovrattassa. C'è la sovrattassa. No, è sulle banconote di Bidotto. Ora è stato a sé, levano il Vaticano. Vaticano, lui è l'unico che è stato con il siamo Papa, lì, Madonna. Senti, Susi, questa è la tua sesta di Coppa Italia. Non c'è una classifica su quale è più bella e quale è più brutta, su quale è più bella e su quale è più meravigliosa o senti di più, no? E allora te lo devo chiedere, dimmi che ci sarà anche il prossimo anno. Che cosa? In campo, dimmi che ci sarà in campo anche il prossimo anno, così io posso andare a dormire tranquillo ora. No, non lo so, mo fammi godere di questa vittoria. E io te lo devo chiedere oggi che hai davanti, capito? La tentazione. No, vabbè, io ho detto fin quando avrò la passione, fin quando avrò, diciamo, lo spirito giusto per potermi allenare, per poter dare il massimo, continuerò a giocare, questo sicuro. Certo, rispetto all'anno scorso, sei uno stronzo. sì, sono contento. L'ho fatta apposta perché. Certo che vale. Ovvio. Punti per Nicoletti. Lu, tu ci sarai l'anno prossimo. A voglia. Secondo me puoi giocare fino a 73 anni. No, spero di sì. Come ha detto Susi, finché questo sport ci regala emozioni come questa e riusciamo a reggere, perché c'è pure questo, i ritmi sono altissimi e quindi finché riusciamo, dai, ci siamo. E queste sono due belle notizie. Vabbè, tu ancora sei giovane. Poi tu stai dietro lì con i piedi di zii, come ti parlo. Di una parolaccia per chi ha votato a te, perché a te, al fantafusta. La puoi dire anche in portoghese se vuoi, Sfogati. Allora.
Allora, programmi per la serata e poi magari andiamo no, a casa. No, devi dire programmi per la nottata, per credo, la nottata. Perché... Sciupa. Ludo, domani c'è una competizione importante. Ludo, domani si sveglia alle 7:30 e va a correre sulla sabbia scalza, io già lo so. Domani c'è l'Under 19. Tu hai la 19 domani, Lu? Eh sì. Abbiamo la 19. Noi che lavoriamo. Tu, Gigi? Io me ne vado a casa. Non avevo dubbi. Con la mia famiglia. Se ancora non mi hanno lasciato qui. Hai mai provato a camminare sull'acqua, Lu? Secondo te ce la fai? Ha voglia. Vabbè. Vabbè. Sì. Mai avuto la forte così avanti, eh? Mamma mia. Io sono fortunata per... essere nella stessa tu giri squadra. Il piede ma... la trovi. Esatto. È difficile, eh? Difficile giocare così perché mamma mia, metti la palla buona così, lei sempre è la stessa e forte. Sì, cioè... sì, infatti noi quando facciamo la telecronaca, noi diciamo gran palla di Diana per lui. In realtà la palla può essere anche sbagliata, tanto lei le prende tutte, capito? Sì. Quindi Diana, voglio il 10% del tuo rimborso il prossimo anno, visto che cioè... Ma senti, scusami, le vogliamo lasciare andare che ci hanno voglia di divertirsi. È giusto di fare festa, esatto, è giusto è fare festa ed è giusto che noi le omaggiavamo così. Il presidente intanto ci fa foto così, grazie. Sindaco, se sono allo sport e sono alla cultura. Va bene, grazie ragazzi, andate a fare festa che è giusto così. Andate pure. Ve ne dovete andare, insomma. Andatevene. Voglio stare qua. Io sono stanco. Io sono stanco, signori. Non riesco, no. Date una mano. Lo sai la cosa? Grazie. Lo sai la cosa che mi sconvolge? Che si sono alzati dal divano senza dire opla. Io invece... Però volevo... Ancora non hanno realizzato tutto. Non hanno realizzato. Stanotte, secondo me, realizzano. Senti, meritato partita perfetta e a un certo punto sembravano essere anche con poca benzina, invece no, e invece hanno gestito la partita, l'hanno fatta loro dal primo all'inizio all'ultimo minuto, hanno fatto gol in diversi modi, in diverse situazioni, difesa, fase di non possesso, fase di non possesso per me è una roba, è stata imbarazzante, perfetta. Ieri e oggi la fase Vittoria. Non possesso è il bidonto, e questo è il capolavoro di Marzuoli che ho detto anche in diretta, perché sai, loro hanno avuto sempre un assetto che chi gioca col 4-0, kickoff e anche Pescara ieri ti potrebbe allineare, bravo, e non si sono allineati mai. Esatto, se tu non ti scaglioni e ti va a creare una linea unica, lì ti ammazzano, ti prendono le non spalle, non si sono mai allineati, distanze giustissime, brave. Distanze giustissime sia su palla da una parte che sull'opposto, che pressione sul portatore. Grande partita, onestamente a fine primo tempo ho detto per fortuna è ancora aperta, perché per il bello di questo sport, però fondamentalmente c'era solo una squadra. No, secondo me non c'era solo dopo il 2-0, ecco, esattamente, con un errore, però, individuale della 2003, ragazzina, però ci sta Gigi perché ci fa sta esperienza, tutto onestamente Renata te leva l'anima, onestamente, cioè, nettamente superiore, e non voglio mancare di rispetto alla kickoff che esce con onore e merito, però ha vinto la squadra che nei due giorni, come dicevo ieri, non ha voluto perdere e l'ha voluta vincere. Ma l'ha detto Lorenzin oggi stamattina, no? Sì. Che cosa ha detto lui? Ha detto per noi, cioè il nostro progetto non è un progetto come quello del Bitonto, che prendi Renata e Lu e ti fanno vincere il primo vero anno, ti fanno vincere un trofeo. Il nostro progetto è un po' diverso, no? E andarsi a giocare un trofeo e stare a 40 minuti dalla Coppa è già un trofeo stesso, capito? Quindi io credo che il percorso della kickoff sia stato un grande percorso, è andato a vincere a Falconara, è andato a vincere in casa, assolutamente, capito? Cioè, ha battuto la Lazio, no. Ha battuto la Lazio, onore e merito, poi sempre grande con l'Under 19, questo esatto, è un altro merito, la 2003 domani gioca, esatto, capito? Quindi... è un altro merito della società a cui sicuramente va dato elogio, e va bene così, adesso grande notte bitontina. Dici? Dick. Per voi, io vado con la mia. Io vado a dormire perché sono anziano, lo sai? Sì. Quindi io. Senti, secondo me c'è stato un altro sliding door. Bianca Castagnaro fa una parata, Gigi, con la mano sinistra sul tiro a incrociare di Gabbivanelli. Lei sta muovendo le gambe verso destra perché sta facendo. Sì, ma prima aveva fatto quella su.
non mi ricordo che ha calciato, ma ha fatto una parata a Vitardelli sul 2-0. Su Diana Santos. Sì. Su Diana Santos. Di piede. E poi subito dopo fa una gran parata a Bianca Castagnaro. Quella, lì onestamente, c'è stato... partita tutta sponda, quasi tutta sponda Bitontina. Io voglio primo fare... tempo ha retto bene la kick-off, sì, ma ha retto bene. Ha retto, capisci? Molto bene, anche dato noia. Ha dato, noia, ha dato noia, però la sensazione... Il problema io... oggi è che il Bitonto ha giocato al 100%, e se il Bitonto gioca al 100%, sai, la kick-off può giocare al 100% come ha fatto, ma ne esce vincitrice il Bitonto, perché è più forte oggi. Assolutamente, sì. Altre giocatrici, altri progetti, quindi è giusto, è tutto giusto. E non giusto. Vedo l'ora che siano finali scudetto, perché rientrano le altre due regine del campionato. E entra Tiki-Taka, entra Falconara, Falconara, e sarà un grande Pescar, spettacolo. Sì. Sarà un grande allora, spettacolo. Ti faccio subito domanda, Lazio e kick-off stessa, rompono le scatole sul playoff scudetto, oppure arrivano quelle quattro e basta? Romperanno le scatole, ma alla fine arrivano quelle quattro. E poi lì però i pronostici non si possono fare, no. Proprio 25-25-25? Sì. No, 15-15. Come hai detto? Senti, io mi sono divertito, è stata una due giorni divertente, ho visto bel futsal. Avrei voluto sentire Ferrini, francamente, non so se lo possiamo. Ferrini dopo le partite sai che è sempre un po' più incasinato, no? Quindi Anche per sentire la sponda divisione, no? Dopo questa riforma a quattro squadre anziché a otto, il pensiero di com'è andata, di che bilancio fanno e se si ritorna al vecchio oppure si prosegue così, era interessante e saperlo, insomma. Ci sarà modo, magari lo possiamo invitare, se sono soddisfatti o meno di queste. Io credo di sì, perché anche quest'anno abbiamo visto un Palabiceglie pieno e tre grandi partite. E la gente, io posso fare una proposta? Vai. Siccome il nostro è lo sport della condivisione, della partecipazione, e mi piacerebbe fare una Final Eight dove chi perde non esce. Aspetta, questa me la rispieghi meglio, perché non l'ho capito. Si gioca tutti e quattro i giorni, uh-huh. Chi perde gioca per il piazzamento. Contente le giocatrici di giocare tutti i giorni, perché sì, per tornare a casa con i crampi. Perché pure così nessuna delle otto squadre va via, resta quattro giorni in loco, lo stadio, il palazzetto è sempre pieno e c'è interesse per quattro giorni e c'è confronto tra gli addetti ai lavori per quattro giorni. I quarti il giorno dopo, le due semifinali e le quattro che hanno perso per il piazzamento, e poi ancora finale e le altre per il piazzamento. Una quattro giorni di totale futsal insieme, una quattro giorni di confronto con le otto migliori e con tutta la Serie 2 che riposa e che viene a riempire i palazzetti. Questo è il mio sogno. Chiaramente non conto nulla, faccio solo l'allenatore. Però sognare ci costa? No. Niente, quindi continuiamo a sognare. Commosso ti dico che potrebbe essere questa per il momento la mia ultima puntata di Tacco a Matto. E quindi. E così però mi dai un colpo al cuore, perché non me l'hai detto prima. Per quest'anno potrebbe essere la mia ultima puntata. Okay. Quindi vi ringrazio, perché penso che ci siamo divertiti. Sì, però. Penso che qualcosa l'abbiamo data. Sì. Abbiamo anche preso, per fortuna. E abbiamo tanto preso. Io ho preso personalmente. Abbiamo preso tanto, dato tanto. Potrebbe essere la mia ultima. Bravo, lasciami un sé, perché poi mi hai un po' spiazzato. È no, proprio per quello, capisci? Domani sapremo. Okay. E grazie a Nicky Vensandi, grazie a... La consideravo una cosa mia, questa nostra. È nostra, Gigi. L'abbiamo organizzata in 5 minuti. Vabbò, dai. Forza Bitonto, forza futsal. Ciao. Ah, c'è una ragazza, aspetta. Lei, vedi, tu l'hai mai vinta questa? Questa no. Io neanche. Qualcosa l'ho vinta, ma questa no. Allora, ma magari, senti, magari un ma tu la vuoi vincere? Io no, perché non ho le tue capacità, sicuramente. No, assolutamente. Ce l'hai, ce l'hanno. Tanti hanno le mie. Senti, la lasciamo qua, noi ce ne andiamo? Dorme tranquilla. Lei sta tranquilla. Dorme tranquilla, credo. Lei sta qua comoda. Dorme tranquilla, credo. Dai, che poi gli allenatori pazzi come me, non... io l'ho toccata, ma non mi piace toccare la coppa degli altri. No, però
io la insomma. Questa è del mister Marzuoli sì. Ed è tutta sua. Sì. Ciao mister, complimenti. Ciao. Ciao. Vado a piangere.